Allora, buongiorno a tutti, carissimi, buongiorno. Vi informo che sto per cominciare anche la registrazione, che è alle 14 in punto, quindi noi cominciamo come al solito in maniera tedesca. Comincio a registrare. Vi pregherei di non tenere aperti i microfoni. Allora, cominciamo, avvio la registrazione. Perfetto, voi vedrete tutto in condivisione di schermo perché il professore Innamorati è su un'altra piattaforma. Non abbiate timore, riusciremo a farcela anche questa volta. Allora, io farei così, comincerei con il benvenuto, al professore Marco Innamorati, psicologo e psicoterapeuta che insegna psicologia dinamica dello sviluppo e filosofia della scienza, tra l'altro anche all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Per noi è veramente un grande onore, professore, averla qui. Abbiamo citato diverse volte anche i suoi testi in queste prime lezioni e speriamo di averlo fatto in maniera propria e senza troppi errori. E sono molto felice. Diamoci, se non è un problema anche di fronte agli studenti, diamoci del tu, perché mi sembra Molte grazie Marco, ti ringrazio molto. diventa un po' imbarazzante No, per me è un grande dare il doppio registro, no? Voglio dire, non Perfetto, no, per me va benissimo, ti ringrazio molto intanto. Quest'oggi il professor Innamorati ci delizierà con questa lezione su Freud della scuola di Francoforte, che è un po' l'oggetto della nostra ricerca, perché quest'anno il nostro corso si svolge praticamente su autorità e società attraverso soprattutto il disagio nella civiltà di Freud e poi il classico, il grande classico del 68, quello di Marcuse. C'è qualcuno che ha il microfono aperto? Vi pregherei di chiuderlo. Grazie, gentilissimi. Allora, porto i saluti, non so se il professore Omergelo riuscirà a collegarsi, però porto i saluti del presidente del corso di laurea. Omergelo e anche del presidente del corso di laurea in filosofia, il professor Igor Agostini, per insomma questo incontro che ha davvero dello speciale, anche perché è una lezione congiunta tra scienze tecniche psicologiche e filosofia, quindi abbiamo un doppio pubblico, abbiamo entrambi gli studenti dei due corsi. Mi taccio subito, non vedo l'ora di ascoltare il professore e di poter imparare da lui. Cose insomma che noi frequentiamo da filosofi e non da professionisti, non da psicologi o comunque non in una maniera così profonda come il professore può fare. Ricordo che il professore è autore, l'abbiamo già citata lezione, di un volume molto bello della Carocci su Freud che io consiglio agli studenti per poter approfondire gli argomenti che stiamo trattando. Qui mi taccio, lascio la parola al professore e lo ringrazio ancora per questo suo seminario. Grazie. Buongiorno a tutti, sono invece io molto felice di essere con voi. Io sono comunque legato alla Puglia dal fatto di aver insegnato 10 anni all'Università di Bari. Ci sono almeno 300 studenti che a suo tempo si sono laureati con me nel periodo in cui sono stato docente dell'Università Barese e sono legato personalmente da simpatia e amicizia con una serie di persone che sono a Lecce, oltre che con Fabio, naturalmente con Omar Gelo, che conosco da quando era dottorando a Ulm, quindi non proprio l'altro ieri. Conosco, come ricordavo prima, a Fabio, conosco Domenico Fazio dal 90 92-93, quando ci incontrammo in un seminario di Sossio Giametta, che allora credo avesse più o meno la mia età, e di adesso, forse sì, più o meno una cosa di questo genere. E quindi ecco, i rapporti di simpatia e di amicizia che mi legano, con il territorio e con le persone rendono questa mia partecipazione particolarmente piacevole dal mio punto di vista. Fabio mi ha chiesto di fare un intervento su Freud
Freud e la scuola di Francoforte, la mia idea era quella di una lezione che cercasse in qualche modo di intersecare i temi che voi avete già toccato. Spero di riuscire a risultare sufficientemente chiaro per tutti. Questa naturalmente non è una conferenza, è una lezione, quindi spero di non deludere chi si fosse collegato dall'esterno, ma questo è, diciamo, fondamentalmente un intervento che serve un po' a spiegare una serie di concetti, una serie di cose. Quindi, proprio perché è appunto una lezione universitaria, io partirò condividendo una serie di diapositive che ho preparato per l'appunto per la bisogna. Sperando, ecco, sperando che non si blocchi tutto. Vediamo perfettamente. Sì, voi vedete, ma per qualche ragione che non capisco, non partiva la presentazione. Ecco qua. Allora, l'idea appunto era quella di dire qualche cosa su la scuola di Francoforte e Freud. Adesso vedrete in che modo ho cercato di incrociare quello che avete già fatto, cercando di dire qualche cosa su Freud che non è esattamente quello che vi ha già spiegato il professor Ciraci, e cercando invece di dire qualche cosa sulla scuola di Francoforte, al di là appunto di quello che è il discorso puramente di Fromm. Allora, cominciamo a dire qualche cosa su quello che è lo sfondo, su quelli che sono i problemi che tocca in qualche modo la scuola di Francoforte, su quelle che sono le ragioni della sua in qualche modo esistenza, cioè quello che dà la spinta originaria a determinate riflessioni. La scuola di Francoforte è una scuola marxista, ma di Marx fa un uso abbastanza particolare, con delle derive anche abbastanza particolari, e in pratica utilizzando non solo il pensiero di Marx, declinandolo a suo modo, ma anche utilizzando in qualche modo quelle che sono le fonti marxiste, in particolare Hegel, e in qualche modo anche tutto quello che è il pensiero illuminista, però con una declinazione alquanto particolare, e poi utilizzando invece il pensiero freudiano. Perché? Perché le domande fondamentali della scuola di Francoforte partono da un interrogativo di fondo. Marx aveva previsto che avrebbe dovuto esserci una rivoluzione mondiale. L'intento di Marx era quello di accelerare semmai quello che vedeva come assolutamente inevitabile, però le previsioni di Marx sulla rivoluzione universale non si erano assolutamente avverate. E quindi il problema era valutare anche il motivo per cui questo non era avvenuto. Anche quindi domanda conseguente il fatto che evidentemente se la rivoluzione non c'è stata, o meglio è stata una rivoluzione parziale, è stata una rivoluzione che ha coinvolto all'epoca in cui cominciano le riflessioni di francofortesi, soltanto si può dire quella che poi è diventata l'Unione Sovietica. E allora perché in Occidente questa rivoluzione non c'è stata? Perché un operaio o un contadino, dal punto di vista di quelli che sono i pensatori marxisti, possono essere soddisfatti da una società liberale, da una società capitalistica? Ovvero quali sono gli strumenti che utilizza questa società per soddisfarli. Quindi
perché una società liberale può soddisfare comunque i componenti anche più poveri, perché poi, questa è la cosa ancora più paradossale, perché si può essere soddisfatti da una società autoritaria. Infine, anche domanda ulteriore, qual è il rapporto che c'è tra la società autoritaria e la società liberale? La risposta che danno di fatto i francofortesi è che in realtà l'autoritarismo non è altro che il venire allo scoperto della vera identità del liberalismo. Il fascismo, quindi, cioè il liberalismo non è altro che fascismo mascherato in qualche modo. Quali sono gli strumenti che utilizza la scuola di Francoforte per le proprie analisi? Abbiamo a che vedere con una serie di concetti che vengono naturalmente dal pensiero hegeliano, una serie di concetti che vengono dal pensiero marxista e una serie di concetti che vengono invece dal pensiero di Freud, che serve in qualche modo a integrare da questo punto di vista il pensiero di Marx. Tutto in un discorso di rilettura della dialettica della storia come era stata fatta da, come era stata proposta da Marx, in particolare, come vedremo, una rilettura della dialettica della storia a partire dall'illuminismo. Di fatto l'illuminismo, che era stato letto da Marx come la rivoluzione borghese che avrebbe poi in qualche modo esitato naturalmente nella rivoluzione proletaria, di fatto era la premessa invece per qualche cosa di diverso, la premessa per la possibilità di una riorganizzazione della società in cui invece la borghesia poteva mantenere il potere attraverso un uso strumentale della ragione. In qualche modo, infatti, ha scritto Max Horkheimer nell'Eclisse della ragione, nell'edizione italiana, pagina 94, la storia dello sforzo dell'uomo per soggiogare la natura è anche la storia del soggiogamento dell'uomo da parte dell'uomo. Nell'evoluzione del concetto dell'io si riflette questa duplice storia. E quindi bisogna comprendere qual è l'aspetto collettivo e qual è l'aspetto individuale. E da questo punto di vista, appunto, Freud è ciò che integra perfettamente Marx. Tuttavia, le premesse di tutta l'analisi sono premesse hegeliane, e cioè il punto è comprendere come la ragione non è una ragione unica, come la verità non è una verità unica, e quindi bisogna distinguere tra quella che è la verità intesa come Wirklichkeit, come effettualità, come la verità autentica, la verità della ragione, e invece quella che è la pura esattezza, quella che è chiamata nel linguaggio di Hegel la Realität. Bisogna distinguere tra quella che è la ragione nel senso più autentico, quella che nel linguaggio di Hegel è Vernunft, e quello che invece è l'intelletto scientifico. Il concetto di alienazione che voi avete abbondantemente studiato sicuramente quest'anno, perché avete affrontato i manoscritti economico-filosofici del 1844, il concetto di alienazione è naturalmente un concetto hegeliano che poi viene declinato in una maniera particolare in ambito marxista, come appunto avete già visto. Cosa aggiunge Freud all'analisi?
aggiunge una serie di concetti fondamentali che spiegano come per in qualche modo far proseguire l'alienazione, far in qualche modo assoggettare l'essere umano delle classi proletarie a una situazione diversa dalla società senza classi alla quale sarebbe arrivati attraverso la rivoluzione, ecco, attraverso alcuni meccanismi specifici che sono spiegati da Freud, è possibile comprendere come, oltre agli altri strumenti propri e già analizzati da Marx, esiste un qualche cosa alla base della società, della conservazione della società, che ha a che vedere con la repressione, in particolare della sessualità. Però non soltanto l'aspetto della repressione è importante, quanto anche l'aspetto della razionalizzazione. Un aspetto che viene recuperato del pensiero hegeliano, tornando in qualche modo indietro rispetto al pensiero marxista, è il pensiero della libertà. Traggo da Hegel un paio di citazioni, una dalle lezioni sulla filosofia e della storia e l'altro dalle lezioni sulla storia della filosofia e introduzione. Prima citazione: la filosofia ci insegna che tutti gli attributi dello spirito sussistono solo per mezzo della libertà, che sono soltanto mezzi per la libertà, che cercano e producono soltanto questa. È una nozione della filosofia speculativa che la libertà è l'unica sostanza verace dello spirito. Seconda citazione: la libertà è l'elemento formale della razionalità, la forma in cui soltanto può esistere la ragione. Quindi c'è un legame forte, specifico, tra la ragione e la libertà. Questo elemento sicuramente in Marx viene un po' a essere messo in secondo piano rispetto certamente ad altri. Non è la libertà l'elemento fondamentale della rivoluzione marxista, perlomeno il passaggio necessario al quale si passa è quello della dittatura del proletariato, e quindi soltanto in un passaggio successivo vi sarebbe stata la possibilità di avere invece una libertà, ma in secondo piano, secondo le letture degli interpreti marxisti, rispetto a quella che è piuttosto l'aspetto della giustizia. Naturalmente, come Fabio può sottolineare, l'elemento della compatibilità tra giustizia e libertà è uno degli elementi centrali della riflessione politica in ambito filosofico all'interno degli ultimi secoli. Dal punto di vista di Freud, un elemento che avete probabilmente toccato in maniera indiretta rispetto allo studio che avete fatto del disagio della civiltà è l'elemento di come Freud spiega il discorso della obbedienza all'autorità. E da questo punto di vista è fondamentale il discorso di psicologia delle masse e analisi dell'io. Freud parte in questa sede dall'analisi di un pensatore estremamente importante dell'epoca, che era Le Bon, che aveva parlato di anima collettiva e quindi di ciò che portava
l'essere umano a pensare in qualche modo in una maniera differente nel momento in cui è solo e nel momento in cui è invece in un numero più grande. In qualche modo, nel momento in cui l'essere umano si trova insieme a tante altre persone, la massa ha una serie di caratteristiche emergenti che il singolo non ha. Il numero crea la sensazione dell'invincibilità attraverso l'assenza di timori. Vi è l'elemento della suggestionabilità. E scusatemi un secondo, mi allontano un attimo, torno subito. Perdonate. Prego, prego, non c'è problema. Signori, so perfettamente che c'è qualcuno che ha avviato un altro team di sua sponte su questo insegnamento. Vi pregherei di collegarvi esclusivamente dai link che vi do. Aspettiamo giusto 2 secondi in modo che il professore possa bere un sorso d'acqua. Marco, approfitto di questa tua pausa per dirti che c'è anche con noi Omar, che voleva darti forse un saluto. Non so se ci ascolti in questo momento. Omar? Sì, ci sono. Grazie mille, Fabio. Un grande piacere, Omar. Grandissimo evento. Grazie, Marco, per aver accettato. Piacere di rivederti. Niente, non voglio interrompere troppo a lungo. Io sto facendo tante altre cose nel frattempo, ma in sottofondo ti ascolto molto, molto volentieri. Grazie ancora. Spero ci saranno possibilità in futuro per organizzare qualcosa anche per il corso di laurea di psicologia. Sì, poi un giorno riusciremo anche a fare qualche cosa dal vivo. Qualche presentazione, dai, si farà. Sì, un abbraccio grande e buona continuazione. Grazie a mille. A presto. Grazie Omar. Quindi ecco, c'è questo elemento nella psicologia delle masse che fa in modo che a carico dell'individuo si ha un annullamento della personalità cosciente, un dominio dell'inconscio, l'orientamento personale in funzione della suggestione, si ha una tendenza al passaggio all'atto e quindi praticamente l'individuo è come in qualche modo ipnotizzato. Ma qual è la fonte da questo punto di vista dell'ipnosi? La fonte dell'ipnosi non è un qualche cosa che è legato all'analisi di Le Bon, ma è un qualche cosa di ulteriore che adesso vedremo. Qui abbiamo le caratteristiche della massa dal punto di vista di Freud, senza entrare insomma nei particolari, impulsività, mutevolezza, irritabilità, eccetera, eccetera. E vi è questa caratteristica di una soggezione all'autorità e un rispetto di quello che è costituito dalla tradizione. Questa idea della tradizione come qualcosa che è fondamentale per la massa comincia probabilmente a in qualche modo fare da cortocircuito rispetto a qualche cosa che funziona oggi. In qualche modo, dice Freud, la massa non è altro che un gregge docile che non può vivere senza un padrone. Il padrone è colui che acquisisce prestigio all'interno della massa e il prestigio è funzione dell'elemento di successo in successo. McDougall, altro autore che Freud prende in considerazione, è colui che introduce un altro elemento fondamentale, e cioè gli aspetti della differenza tra massa organizzata e massa disorganizzata. La massa disorganizzata, cioè il crowd, la massa organizzata, cioè il gruppo.
comunque l'elemento comune alla massa e al gruppo è costituito dalla induzione diretta delle emozioni, però nella massa organizzata ci sono degli elementi di individualizzazione, cioè una maggiore continuità, c'è un'idea soggettiva di avere una funzione, c'è un elemento di confronto, di rivalità con entità simili, degli usi comuni, una differenziazione, una specializzazione dei membri, questo è quello che poi diventa, per esempio, l'elemento partitico all'interno di quella che è invece la situazione politica. Il passaggio ulteriore, cioè l'elemento che mancava, che dicevamo, ma che cos'è che crea questo elemento coesivo? Che cos'è che crea l'elemento dell'ipnosi? È l'eros, dal punto di vista di Freud, è la libido. La suggestionabilità è data dal bisogno di armonia con gli altri, l'espressione che si usa per amor loro, per amore degli altri, per amore del gruppo è in qualche modo particolarmente adeguata, perché la parola amore non è, dal punto di vista di Freud, un'espressione metaforica, è un'espressione che invece ha realmente a che vedere con la libido. In questo senso il capo è visto come colui che ama tutti nello stesso modo, e quindi c'è la possibilità che la libido funzioni attraverso il rapporto di tutti con il capo, e questo è legato a un ulteriore elemento fondamentale dal punto di vista della concettualità freudiana, che è l'elemento dell'identificazione. L'identificazione è un meccanismo di difesa primitivo, o perlomeno primario, è la forma più originaria di legame emotivo con l'oggetto. In effetti l'essere umano fonda il rapporto emotivo nei confronti dei genitori, in primo luogo nei confronti di quello che è l'oggetto primario, attraverso l'elemento della identificazione. Il superio si forma attraverso l'identificazione con i genitori. Ciò che sono i divieti è un qualche cosa che viene introiettato attraverso il meccanismo dell'identificazione. Ecco, l'identificazione funziona attraverso un elemento regressivo anche all'interno del legame con il capo. In questo senso, se il superio è costituito da due elementi, l'elemento costituito dalla legge morale introiettata e l'elemento costituito dall'ideale dell'io, e cioè da cioè colui o ciò a cui si vuole assomigliare, ecco, in questo senso il capo all'interno della massa assume il ruolo dell'ideale dell'io. E questo è un qualcosa che il meccanismo di obbedienza al capo ha in comune con l'elemento dell'innamoramento. E quindi questo freudianamente spiega in maniera estremamente efficace perché il legame con il capo, l'ammirazione nei confronti del capo, faccia in modo che vi sia una serie di elementi che vengono posti in secondo piano rispetto a quelli che sono i supposti meriti del capo stesso. Allora, il capo può avere dei difetti agli occhi dei nemici, ma questi difetti in realtà noi non li vediamo, oppure in realtà sono un qualche cosa che è dato dall'invidia, sono un qualche cosa che è dato da elementi di
qualche cosa che noi, per noi in realtà è incomprensibile, esattamente come nel momento in cui noi ci innamoriamo di qualcuno esageriamo tutti gli elementi positivi e cancelliamo dalla nostra mente tutti gli elementi negativi, allo stesso modo nell'innamoramento verso il capo succede la stessa cosa. Ma come in qualche modo avviene dal punto di vista di Freud che vi sia un legame di identificazione con il leader nel momento in cui il leader non viene conosciuto direttamente? Ecco, in qualche modo si crea un rapporto particolare del leader con i primi seguaci dal punto di vista di Freud, grazie al fatto che il leader acquisisce, come abbiamo detto, prestigio attraverso tutti quegli elementi che voi avete certamente visto quando avete studiato, come credo che abbiate studiato, Totem e Tabù. Il leader viene ammirato per la sua maggiore forza, per la sua maggiore libertà dal punto di vista libidico, e quindi acquisisce prima all'interno di un gruppo relativamente ristretto un determinato carisma. Questo carisma nei confronti dei primi seguaci viene a essere progressivamente amplificato al di fuori di quello che è il gruppo originario, perché il legame di identificazione viene a essere posto in essere anche nel rapporto tra i primi seguaci e dei seguaci ulteriori. Quindi l'identificazione può non essere un'identificazione diretta col leader, ma un'identificazione indiretta. E come vi è un rapporto di idealizzazione nei confronti del leader da parte dei primi seguaci, così avviene da parte dei seguaci ulteriori. E così abbiamo visto quelli che sono gli elementi grazie ai quali il leader, che può essere anche un leader autoritario, acquisisce fascino. E quindi c'è una situazione possibile attraverso la quale, da un punto di vista freudiano, anche delle persone che possono essere messe dal leader in una condizione relativamente svantaggiosa, per esempio dal punto di vista economico, comunque continuano a ammirarlo, continuano a idealizzarlo. Oltre a questo, altro elemento fondamentale di cui tenere conto per quello che riguarda il discorso sui francofortesi sono gli elementi delle difese, dei cosiddetti meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa hanno una serie di proprietà generali. Come sapete, i meccanismi di difesa sono un qualche cosa che costituisce la parte inconscia dell'io. Avete sicuramente studiato quella che è la tripartizione tra io esse superio e io inconscio e preconscio dal punto di vista di Freud, che vedete in questo schema. I meccanismi di difesa servono di fatto a gestire l'angoscia. Sia l'io che il superio hanno una parte conscia, una parte preconscia e una parte inconscia. L'esse è per definizione invece inconscio. L'angoscia è un'angoscia di dal punto di vista di Freud, che può avere manifestazioni diverse. Si distingue tra l'angoscia reale, l'angoscia morale e l'angoscia istintuale. L'angoscia istintuale è l'angoscia di fronte alle manifestazioni delle pulsioni più profonde. L'angoscia reale è qualcosa di molto raro, che ha a che vedere con le situazioni di pericolo. Quello che invece è particolarmente importante dal punto di vista
adesso nostro dal punto di vista di quello che è un'interpretazione di Freud anche da un punto di vista politico, è invece l'angoscia morale. Ok, allora abbiamo detto quelli che sono gli elementi costitutivi, stavamo parlando di quelli che sono gli elementi costitutivi dei meccanismi di difesa, e quindi stavamo dicendo che l'elemento fondamentale che adesso ci interessa dal punto di vista di quelli che sono gli strumenti freudiani che in qualche modo costituiscono le basi poi per il discorso francofortese, hanno a che vedere con l'elemento della critica, con l'elemento che viene dal superio, che è quello che crea l'angoscia morale. I diversi meccanismi di difesa sono tutti legati in qualche modo alla gestione dell'angoscia. Ora, i meccanismi di difesa in quanto tale possono essere adattivi o disadattivi, sono comunque in linea generale sempre dal punto di vista freudiano qualche cosa che agisce a livello inconscio, sono separate le une rispetto alle altre, sono reversibili, in qualche modo ci sono delle difese che sono relativamente più adattive e delle difese che invece sono patologiche. Nel momento in cui determinate difese continuano a essere utilizzate in maniera assolutamente continua e non sono adatte a livello dello sviluppo, in qualche modo determinano una psicopatologia, però esistono delle difese dal punto di vista freudiano che sono necessariamente legate al mantenimento della civiltà, come avete visto certamente all'interno per l'appunto del disagio della civiltà. Esistono degli elementi di repressione della libido, di rimozione di determinate pulsioni e di sublimazione che sono necessariamente un qualche cosa che deve essere messa in atto. Quindi di per sé l'adattamento alla società, il fatto di vivere in un contesto sociale è un qualche cosa che determina comunque un disagio per l'appunto nell'individuo, ma determina anche una situazione in cui necessariamente la società deve andare avanti attraverso questo tipo di disadattamento individuale. Insomma, la possibilità di convivere e quindi la possibilità di sopravvivere quindi è legata necessariamente a questo aspetto difensivo. Ed ora veniamo invece al discorso che riguarda piuttosto la scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte attraverso, vedete in questa diapositiva, attraverso una serie di date che sono in qualche modo le date fondamentali. L'Istituto per la Ricerca Sociale, ovvero l'ente che in qualche modo inserisce la filosofia marxista all'interno della università tedesca, viene fondato nel 1922, anche se è soltanto nel 1929 che inizia, diciamo così, ad acquisire quella fondamentale importanza storica che noi siamo abituati a conoscere, grazie al fatto che Max Horkheimer, il leader, quello che è destinato a diventare il leader della scuola di Francoforte, diventa il presidente appunto dell'Istituto della Ricerca Sociale. Parallelamente, sempre nel 1929, viene fondato l'Istituto Psicoanalitico di Francoforte e viene fondato, tra l'altro,
da Frida Reichmann, che è diventata nel frattempo Frida Fromm Reichmann, e Erich Fromm, suo marito, è Frida Reichmann che avvicina Erich Fromm alla psicoanalisi, e in qualche modo vi è un convivere immediato dell'Istituto Psicoanalitico di Francoforte e dell'Istituto di Ricerca Sociale, che sono anche fisicamente vicini a Francoforte. Vi è una conoscenza immediata tra Horkheimer e Fromm, anche se di fatto non è che Horkheimer e Adorno conoscono Freud attraverso Fromm, perché nel frattempo Adorno ha già anche pubblicato un libro su Freud, una delle tesi, però nel 1930 Erich Fromm viene chiamato a dirigere la sezione sociale dell'Istituto, la sezione psicoanalitica, c'è cioè un errore nella diapositiva, dell'Istituto per la Ricerca Sociale. Nel 1932 viene coniato il termine psicologia sociale analitica da parte di Erich Fromm, cioè una forma di psicologia sociale che utilizza la psicoanalisi come un suo strumento di analisi. Naturalmente l'Istituto per la Ricerca Sociale nel 1933, all'epoca della Gleichgestaltung, deve necessariamente fare i conti con il fatto che una serie di filosofi marxisti e oltretutto tutti, o più o meno tutti, di origine ebrea, certamente nella Germania nazista si trovano a essere in una situazione problematica, e quindi abbiamo il trasferimento negli Stati Uniti di tutto il gruppo. Tuttavia, in pratica, gli studi sull'autorità e la famiglia, che vengono curati da Horkheimer, ma a cui partecipano sostanzialmente tutti i membri di rilievo della scuola di Francoforte, costituiscono l'unica opera alla quale l'unica opera collettiva alla quale partecipa Fromm. Fromm si distacca subito in pratica dal resto del gruppo, sia per motivi diciamo così economici. Fromm viene tra le altre cose chiesto più o meno brutalmente di rinunciare a quella che è la sua identità, perché i fondi che vengono concessi negli Stati Uniti sono piuttosto limitati, ma anche perché Fromm si distacca sempre di più dal punto di vista marxista, come del resto si stacca anche progressivamente da una applicazione diretta del freudismo. Quindi abbiamo di fatto un paradosso fondamentale nella scuola di Francoforte, e cioè mentre per lungo periodo Horkheimer, Adorno e Marcuse continuano a utilizzare Freud e a considerarlo pensatore di riferimento, prendendolo sostanzialmente alla lettera, pur essendo un pensatore che è figlio dell'illuminismo, e malgrado il fatto che il gruppo di Horkheimer e Adorno consideri di fatto l'illuminismo come ciò che produce i guasti della società contemporanea, adesso dirò qualche cosa di più su questo, e quindi di fatto Freud, che è un pensatore che sicuramente non è un pensatore reazionario, ma certamente è un pensatore che può essere inserito piuttosto nella tradizione del pensiero liberale che nella tradizione del pensiero di sinistra, però appunto Freud viene considerato come uno strumento indispensabile e
per il momento irriformabile, poi la posizione di Marcuse, come vedremo, cambierà in seguito. Viceversa, Fromm, che comincia a muoversi su una posizione decisamente più liberale che marxista, già a partire dalla fine degli anni 30, viceversa si sposta su una posizione di critica nei confronti del pensiero freudiano. Tra quelli che sono i testi fondamentali successivi agli studi sull'autorità e la famiglia, dei quali però va detto ancora una cosa fondamentale, gli studi sull'autorità e sulla famiglia costituiscono la base, in qualche modo, di quello che poi è il successivo pensiero della scuola di Francoforte rispetto al fatto che viene a essere direttamente espresso il pensiero che la famiglia non sia altro che l'espressione diretta di quello che è l'adesione dell'individuo a quelle che sono le esigenze poste in essere dalla società. Quindi, in qualche modo, il rapporto che l'individuo verrà ad avere con l'autorità all'interno della società che lo circonda è in qualche modo favorito, è in qualche modo mediato dal rapporto che l'individuo ha con il proprio padre. E naturalmente più la famiglia è inserita in una società che ha un carattere repressivo, che ha un carattere relativamente autoritario, e più la figura del padre sarà una figura di per sé autoritaria e quindi medierà in maniera efficace quelle che sono le esigenze della società. Da questo punto di partenza, poi, il pensiero dei diversi francofortesi in qualche modo diverge. Le tappe successive fondamentali della scuola, della storia della scuola di Francoforte, le vedete qui esemplificate in questa diapositiva, sono date da una serie di opere fondamentali. Nel 1941 Fromm pubblica Fuga dalla libertà, di cui diremo qualche cosa in più tra poco, ma che costituisce il tentativo da parte di Fromm di rispondere alla domanda qual è il motivo per cui i figli o i nipoti di quelle persone che avevano combattuto con tale entusiasmo per cercare di guadagnare la propria libertà tra l'Ottocento e inizio del Novecento, quelle stesse persone sembrano essere così facilmente disposte a rinunciare a quella libertà nelle società autoritarie. Siamo nel 1941 e quindi in un momento nel quale le forze nazifasciste sembrano essere ancora nella possibilità di vincere la guerra. Nel 1947 viene pubblicata La dialettica dell'illuminismo, che probabilmente è l'opera fondamentale di Horkheimer e Adorno. Nella dialettica dell'illuminismo viene, come avevo anticipato, ad essere ridiscussa l'idea della dialettica della storia come era stata vista da Hegel prima, da Marx poi, nel senso di considerare l'illuminismo come il primo fondamento di una società in qualche modo repressiva, come il fondamento della ragione strumentale, quindi del
Verstand rispetto al Vernunft, dell'intelletto rispetto alla ragione in termini hegeliani, e quindi la possibilità di attuare una repressione dell'individuo che porta a un assoggettamento rispetto a società di tipo autoritario. Ora, il discorso di Horkheimer e Adorno non riguarda soltanto la società autoritaria nazista nella quale si sono venuti a trovare all'esordio di quello che è stata la loro esperienza dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista di Horkheimer e di Adorno, invece, anche la società liberale americana è l'espressione di un pensiero autoritario, di una situazione in cui di fatto, anche se in maniera più soffice, anche se in maniera non così facilmente percepibile, abbiamo una repressione complessiva degli individui. Nel 1950 invece viene pubblicata La personalità autoritaria, che è il frutto dello studio specifico di Adorno di come gli individui si assoggettano al potere autoritario, di quali sono gli elementi psicologici che fanno in modo che una persona si adatti così facilmente all'autoritarismo in una situazione in cui apparentemente questo dall'esterno sembra qualcosa di assolutamente improbabile, di assolutamente impossibile. Infine, nel 1955 c'è Eros e civiltà di Marcuse, che invece costituisce in qualche modo un tentativo di riformare anche il pensiero marxista dal punto di vista di Marcuse, come poi vedremo nella seconda parte di questa lezione. All'interno di Eros e civiltà vi è l'idea che la possibile rivoluzione che dovrà essere messa in atto in futuro è un qualche cosa che non potrà essere necessariamente frutto soltanto dell'iniziativa del proletariato, che evidentemente non ha acquisito una sufficiente coscienza di classe. Invece sarà necessario utilizzare delle forze ulteriori, quello che tecnicamente Marcuse chiama il cosiddetto cognitariato. Poi ci sarebbe una data ulteriore, importante nella scuola di Francoforte, qualche anno più in là, nel 1971 viene pubblicato un testo fondamentale di Jürgen Habermas, in cui invece vi è un'ulteriore discussione sul pensiero freudiano, ma in realtà si tratta di un qualche cosa di lontano rispetto a quello che è lo spirito originario della scuola di Francoforte, perché in Habermas si ha una riconsiderazione del pensiero freudiano in chiave ermeneutica. Discorso di Habermas riguarda il fatto che Freud in realtà non ha fondato una scienza vera e propria, non ha fondato perlomeno una scienza della natura. Freud è stato in qualche modo è stato messo da se stesso nelle condizioni di operare un autoinganno scientistico. Di fatto la disciplina che Freud ha creato è un qualche cosa che ha a che vedere con il movimento dell'autocoscienza, è un qualche cosa che ha a che vedere invece con l'ermeneutica, con una disciplina dell'interpretazione.
Ed eccoci a dire qualche cosa in particolare di From. Non so se vogliamo fermarci adesso per qualche minuto. Che cosa dici? Sì, potremmo anche fare così, Marco. Potremmo fermarci adesso e magari ci scolleghiamo, così usufruiamo poi di 50 minuti e diamo giusto 5-10 minuti di pausa. Io e te ci sentiamo per telefono per evitare qualsiasi complicazione, se sei d'accordo. Ok. D'accordo, perfetto. Allora ci ritroviamo qui fra, diciamo, sono le 15. Facciamo una cosa, perché sì. In questo momento chiaramente interrompo la condivisione, eccomi qua. Sì. Siccome chiaramente è così la situazione, un po' di parlare nel vuoto, no? Perché certo. Io non vedo nessuno, non sento nessuno a parte te, magari... Approfittiamo di questa, diciamo, di qualche minuto, se qualcuno vuole intanto porre qualche domanda, anche se certo, in realtà... Certo, io posso anche condividerti lo schermo. Ti condivido comunque lo schermo in modo che tu possa vedere un poco anche. Mm-hmm. Allora, non so se ci sono domande, ragazzi, se qualcuno ha da porre qualche questione, il professore risponderebbe volentieri, quindi fatevi sotto. Se avete questioni aperte, non insomma. Addormentati, se. No, non penso proprio, è impossibile. Forse c'era. Potete alzare la mano o scrivere in chat, come preferite. Io ho una domanda, prof. E mo c'ho Marco, mo me lo uso. E certo. No, a parte gli scherzi, più che sì, era una domanda, cioè uno spunto di riflessione che mi interessa molto alla base delle cose che tu hai detto, molto interessanti. Come ti verrebbe da interpretare o rileggere una serie di avvenimenti che stanno caratterizzando la nostra società negli ultimi decenni in un modo che poi forse da quando è esplosa anche questa pandemia è ancora più chiaro? Mi riferisco a, rispetto agli ultimi decenni, la questione dei populismi, ma non nel senso politico, perché non ti chiedo un'ottica politica ovviamente, ma nel senso della dinamica che si crea tra i sostenitori dei leader populistici o populisti e i leader populisti stessi, e in che modo questa cosa che tu potrai eventualmente inquadrare la rileggi eventualmente dentro a quello che sta succedendo un po' nella nostra società da quando è esploso questo casino che ci ha coinvolti tutti. Non so se è chiaro. Sì. No, tutto ciò è molto divertente, perché io non oso dire molto su questa cosa, perché in questo momento c'è in collegamento il mio amico Manuel Anselmi, che è uno dei massimi esperti di populismo che ci sono in Italia, e quindi sarebbe piuttosto imbarazzante fare delle particolari considerazioni su questo. Tuttavia, ecco, io ogni volta che mi metto a parlare di psicologia delle masse e analisi dell'io, in qualche modo sempre un brivido sulla schiena, e credo che lo stesso brivido sulla schiena percorra anche le schiene delle persone che sentono parlare di questo discorso di Freud, che è drammaticamente attuale di fatto, no? Cioè, in qualche modo l'innamoramento nei confronti del leader, il processo di identificazione, il processo di eliminazione dalla propria coscienza di quelli che sono i difetti della persona, ma senza, diciamo, andare a fare un discorso su personaggi come Salvini, no? Che magari potrebbe essere divisivo, basta pensare a Trump, no? Amici americani mi dicono che se non ci fosse stata la pandemia, presumibilmente Trump avrebbe vinto queste elezioni a mani basse. Perché dal punto di vista di quella che è la situazione economica, fino a gennaio gli Stati Uniti erano andati bene. C'era stato
serie di situazioni favorevoli dal punto di vista di quello che era la di quella che era la borsa americana, di quella che era la situazione della possibilità di avere di nuovo posti di lavoro per i proletari americani quando erano stati precedentemente esportati i posti di lavoro. Trump ha fatto molto per cercare di riportare la produzione agli Stati Uniti, e anche di fronte al fatto che ci si trova di fronte a un personaggio, come dire, piuttosto discutibile dal punto di vista umano, questi difetti vengono a essere messi da una parte. Sì, va bene, un personaggio un po' particolare, sì, va bene, ma in fondo io non sono nero, quindi che mi importa? Sì, va bene, io non sono messicano e quindi che mi importa, ma molto spesso anche i messicani che stanno negli Stati Uniti, come ci sono in Italia, ci sono i neri leghisti, dicono no, io sto qua e quindi non voglio che ne vengano altri, insomma, no? Ma al di là di questo discorso, del discorso ovviamente freudiano, c'è nella seconda parte della conversazione di oggi un discorso invece su Adorno e sulla personalità autoritaria che, se faccio in tempo a farlo, potrebbe invece rispondere in maniera più specifica a quello che può essere la lettura. Io per la verità sono convinto che molte le intuizioni di Adorno potrebbero essere oggi rivalutate, anche se presumibilmente, ma questo non è un discorso che si può fare così tanto facilmente, probabilmente se Adorno avesse conosciuto la teoria dell'attaccamento, probabilmente la scala F, la scala della misurazione del fascismo, sarebbe stata ispirata piuttosto a Bulbi che non a Freud. Ma di questo magari parliamo io e te, perché potrebbe essere un qualche cosa che in qualche modo potrebbe offrire lo spunto per delle ricerche. Invece c'è una domanda forse di Manuel Anselmi, che vedo collegato e che ringrazio per essere qui con noi, che saluto con un abbraccio. Mi sono perso nelle varie piattaforme, devo stare nell'altra, ma vi ringrazio perché a parte Marco, sempre un piacere sentirlo, ma spiego agli studenti che proprio perché mi occupo di populismo, negli ultimi, con il lockdown, ho ripreso la lettura di Franco Cortesi, perché c'è un'urgenza, no? Lo dico per spiegare pure che queste cose sembrano lontane. In realtà c'è proprio un'agenda di ricerca che sta sottoponendo ai nostri occhi, diciamo, la nostra attenzione, l'esigenza di riprendere questi autori, perché proprio chi si occupa di populismo ormai nell'ultimo anno e mezzo parla sempre più di authoritarian populism, cioè populismo autoritario. E quindi sta tornando in ambito politologico il tema delle nuove forme di autoritarismo. E quindi questi autori che sembravano ormai, c'è stato un atteggiamento di vederli un po' obsoleti, tornano di grande attualità. Ovviamente quando un autore torna d'attualità significa attualizzarlo, cioè ripensarlo con altre categorie, cioè non prenderlo in toto in modo acritico. E sulla critica vorrei fare questo, diciamo, stimolare pure il ragionamento con Marco. Cioè, proprio di recente ho riletto la dissertazione di Horkheimer, che è la dissertazione sulla tesi dottorato, che è tutta sulla terza critica kantiana, e lì c'è proprio in nuce il programma critico di tutta la scuola. Quindi il tema, e lì c'è tutto il tema di come la critica sia la... Ovviamente loro poi prendono pure la critica della critica marxista. Eccola qua! Eccola lì! Quello che voglio dire è che il tema, in quella tesi c'è tutto il tema, l'opposizione tra critica e autorità, che poi, diciamo, sono i due poli entro cui si muovono tutti loro, con differenti approcci, eccetera, che è una cosa molto interessante, perché, ripeto, letta oggi, anche alcune cose potrebbero sembrare ingenue, non, difficilmente Franco Cortesi lo sono, però è un tema che torna oggi ancora di grande utilità, perché è il problema di sempre, e questo è un problema illuministico, paradossalmente fatto da chi poi ha fatto le critiche più forti all'illuminismo.
quindi c'è pure questo aspetto. Sì. Allora, eravamo rimasti alla situazione della scuola di Francoforte nel momento in cui c'è stata questo diciamo, splitting tra Erich Fromm e il resto del gruppo. Erich Fromm in qualche modo è una sorta di outsider rispetto al resto della scuola di Francoforte, ma Erich Fromm è anche un personaggio particolarmente originale nella storia del pensiero psicoanalitico, un personaggio che è stato sicuramente molto sottovalutato, credo che tu lo abbia comunque sottolineato questo, Fabio, vero? Sì, abbiamo fatto due lezioni su Fromm, proprio sul contributo del 32 e del 36, quindi su compito e metodo e poi sul... Quindi qui invece comincio col 37, quindi... Ottimo, ottimo, va benissimo. Allora, in Freud assistiamo a questo discorso, a questo discorso di relativizzazione del pensiero di Freud, ma anche poi del pensiero di Marx in questo periodo. C'è un personaggio molto importante nella storia del pensiero psicoanalitico che si chiama Robert Holt, che è stato allievo anche di Fromm e che ha scritto un libro fondamentale che si chiama in italiano Ripensare Freud, il quale, parlando di Fromm, diceva che, riferendo diciamo un discorso di Fromm, diceva che in buona sostanza forse oggi non si potrebbe prendere direttamente per buona nessuna delle teorie né di Freud né di Marx, ma comunque nessuna persona che si occupi dei temi dei quali si sono occupati Freud e Marx potrebbe evitare di leggere questi due autori e di riferircisi. Credo che sia una diagnosi assolutamente perfetta. È impossibile fare a meno di leggere Freud e Marx, ma probabilmente è anche impossibile utilizzare direttamente il loro pensiero, se non come la famosa schiena dei famosi giganti sui quali noi nani possiamo salire per poter in qualche modo comprendere meglio la struttura del mondo, guardando appunto, aggiungendo quei pochi centimetri che ci competono alla
gigantesca figura di questi personaggi storici straordinari. Allora, in Fromm noi abbiamo un rapporto con Freud estremamente particolare, cioè in qualche modo non c'è dubbio dal punto di vista di Fromm che una questione come l'esistenza dell'inconscio, come il funzionamento dei meccanismi di difesa, come il funzionamento della massa, come in psicologia delle masse, analisi dell'io, come alcuni aspetti del disagio della civiltà possono essere un qualche cosa di fondamentale, però c'è un aspetto del pensiero freudiano che deve assolutamente essere riformato, e cioè il fatto che Freud intendeva le caratteristiche dell'essere umano che descriveva dal suo punto di vista come un qualche cosa di assoluto. Invece Freud, ma d'altronde non si può rimproverare una persona di essere in qualche modo espressione del proprio tempo, Freud comprendeva degli aspetti che erano anche legati a quella che era la società del suo tempo. Le problematiche psicologiche che descriveva Freud erano le problematiche di una società che era la società vittoriana, e quindi non c'è dubbio che in una società nella quale vi è una repressione così totale, così profonda della sessualità, il pensiero che riguarda la rimozione della sessualità abbia un rilievo così profondo. Invece, diceva Fromm, una serie di caratteristiche umane ritenute universali da Freud devono invece essere considerate come specifiche della società borghese. Scriveva Fromm: la struttura caratteriale di una società o classe è espressione dell'adattamento attivo e passivo al modo di vivere globale di questo gruppo. E quindi abbiamo come conseguenza di questo uno dei concetti più geniali del discorso di Fromm, considerato che stiamo parlando del 1941, cioè insomma è passato qualche annetto rispetto all'epoca, il concetto di carattere sociale, e cioè esiste sì il carattere individuale, e da questo punto di vista così è definito da Fromm in Fuga della libertà, la forma specifica in cui l'energia umana viene modellata dall'adattamento dinamico delle esigenze umane al particolare modo di esistenza di una determinata società. A sua volta il carattere determina i pensieri, i sentimenti e le azioni degli individui, ma il carattere non è un qualche cosa di unicamente individuale, è in qualche modo un qualche cosa che viene anche determinato dalla società, e quindi da questo punto di vista viene creato da Fromm questo concetto fondamentale di carattere sociale, il nucleo essenziale della struttura di carattere della maggior parte dei membri di un gruppo, sviluppatasi per effetto delle esperienze fondamentali e del modo di vita in comune a tale gruppo. Quindi chiaramente il carattere sociale di una determinata società, di un determinato gruppo, è un qualche cosa che può essere paradossalmente più o meno adattivo. Il carattere sociale di un'epoca, cioè il carattere sociale che caratterizza la maggior parte degli individui, o almeno una serie di caratteristiche di fondo dal punto di vista psicologico di una serie di individui, potrebbe non essere perfettamente adattivo. Quindi la nevrosi, fenomeno, è un qualche cosa che può essere qualche cosa di sociale. Quindi la personalità è un qualche cosa che viene fuori da fattori biologici, da influenze interpersonali, e fin qui c'era arrivato anche Freud, ma anche da fattori sociali. E questo ha
un significato anche filosofico assolutamente fondamentale, e cioè la normalità è un qualche cosa che non può essere definito come assoluto. Chi può essere definito come normale in un determinato contesto sociale potrebbe non essere normale in un contesto sociale diverso. Questo è un qualche cosa di così incredibilmente fondamentale che ancora oggi non è stato completamente esplorato, perché voi potete vedere, e questo è un qualche cosa peraltro su cui scriverò, e quindi eventualmente Fabio mi inviterà magari un anno prossimo a parlarne. Se volentieri potete, in presenza. Speriamo di poterci vedere in presenza. Di fatto le forme della psicopatologia sono un qualche cosa che può anche essere legato al genius loci, quindi come l'isteria che studiava Charcot e studiava Freud è un qualche cosa che è il frutto fondamentalmente di un certo tipo di contesto sociale, allo stesso modo altre forme di malattie psicologiche, di psicopatologia, hanno delle coordinate storico-geografiche che possono essere assolutamente particolari. Mi piacerebbe approfondire questo discorso, ma andremmo al di là di quello che è il discorso francofortese. In ogni caso, altro aspetto fondamentale di Fromm è che, mentre dal punto di vista di Freud tutto ciò che è, e questa è un'altra conseguenza del discorso del carattere sociale, tutto ciò che costituisce la cultura dal punto di vista di Freud è un qualche cosa di sovrastrutturale, la civiltà è il frutto della sublimazione, invece dal punto di vista di Fromm anche gli elementi culturali di una personalità possono essere assolutamente fondamentali. Scrive a Fromm, sempre nel 1941, noi riteniamo che ideali come quelli della verità, della giustizia e della libertà, pur essendo spesso soltanto parole o razionalizzazioni, possono essere aspirazioni genuine e che ogni analisi che non consideri fattori dinamici queste aspirazioni sia in errore. Quindi all'interno di un'analisi anche l'elemento culturale potrebbe essere legittimamente qualche cosa di considerato indipendente rispetto a quello che in Freud è unicamente l'accento sulla sessualità. Varie altre critiche vengono poste nei confronti di Freud, e tutta una serie di critiche che dal punto di vista degli altri francofortesi sono qualcosa di assolutamente folle, qualcosa di sconvolgente, il complesso edipico, e naturalmente anche dal punto di vista di quelli che sono i primi allievi di Freud, e in particolare il primo proseguimento della psicoanalisi classica, che è l'ego psychology americana. Fromm entra a far parte di un gruppo di analisti indipendenti che vengono nel loro complesso denominati i cosiddetti neofreudiani, che hanno in comune, pur avendo dei punti di vista relativamente differenti, il fatto di considerare il pensiero freudiano come il pensiero di un fondatore, ma anche un pensiero che deve in qualche modo evolversi, che deve essere in qualche modo superato, non nel senso di essere dimenticato, ma nel senso di essere progressivamente adattato a quelle che sono ulteriori possibilità di evoluzione. Critica a Freud: il complesso edipico non si originerebbe a partire dagli impulsi sessuali, ma piuttosto da un conflitto con l'autorità genitoriale, quindi una visione dell'edipo che ha a che vedere con l'autorità. Secondo elemento, il narcisismo, come lo aveva visto Freud, deve essere in qualche modo un qualche cosa che va modificato. Il narcisismo non sarebbe frutto dell'investimento su di sé invece che sull'oggetto, perché l'esperienza mostrerebbe che la capacità di amare l'altro procede parallelamente alla capacità di amare se stessi.
anche il discorso freudiano dell'inferiorità della donna, non so se vi siete soffermati su questo aspetto, in pratica dal punto di vista di Freud lo sviluppo sessuale che conta è lo sviluppo sessuale maschile. L'organo sessuale che interessa è il fallo, perché in pratica gli esseri umani si dividono in due categorie, quelli che hanno il fallo e quelli che non ce l'hanno. In qualche modo, quindi, vi è un discorso di presenza o assenza del complesso di castrazione. Di fatto, invece, dal punto di vista di Fromm, e non è un caso se una serie di esponenti fondamentali del movimento neofreudiano sono delle analiste estremamente importanti, la più importante di tutte è probabilmente Karen Horney, ma naturalmente devono essere ricordate anche Frieda Fromm Reichmann, per l'appunto la moglie di Fromm, e anche Clara Thompson, che è probabilmente la principale collaboratrice di Harry Stack Sullivan, che in qualche modo potrebbe essere definito come il fondatore della psicoanalisi interpersonale, in pratica il primo psicoanalista importante nato negli Stati Uniti. Comunque, il discorso della inferiorità della donna legato a cause anatomiche, e quindi l'idea del complesso di castrazione della donna, non è altro che una razionalizzazione. Quindi la razionalizzazione non è soltanto un qualche cosa che colpisce i comuni mortali, è un qualche cosa che evidentemente può aver colpito anche Freud. In pratica, i pregiudizi sociali dell'epoca freudiana hanno condizionato lo stesso Freud, per quanto geniale. Scrive, da questo punto di vista, Fromm, in un saggio del 51, in assoluto contrasto con la teoria di Freud, per cui il desiderio del pene è un fenomeno naturale nella costituzione della psiche femminile, vi sono buone ragioni per ritenere che prima dell'instaurazione della supremazia maschile vi fosse nell'uomo un desiderio da gravidanza, che anche ai nostri giorni si riscontra in parecchi casi. Dopodiché abbiamo anche in Freud un pensiero clinico differente, che è conseguenza poi del diverso atteggiamento di Fromm nei confronti del pensiero di Freud. Quindi abbiamo una idea di un contatto con il paziente che non è un contatto soltanto superficiale. Voi sapete che in Freud vi è questa idea della completa neutralità dello psicoanalista, che è funzionale, o almeno sarebbe funzionale al trattamento, perché l'analista deve essere uno schermo bianco su cui il paziente può proiettare tutti i propri contenuti. Ora, Fromm è stato tra i primissimi a dire che tutto questo non era assolutamente possibile, prima di lui lo ha detto anche Carl Gustav Jung, ma parlare di Jung ci porterebbe molto lontano da questo discorso, anche se farò un accenno dopo per quello che riguarda Herbert Marcuse. Ma comunque in Fromm c'è l'idea che una neutralità completa è un qualche cosa di assolutamente impossibile. E quindi via questo concetto di mettersi in relazione a partire dal centro della personalità. Il termine originale di Fromm è central relatedness, quindi la possibilità di un contatto autentico con il paziente in cui non vi è un giudizio da parte del terapeuta, ma non viene anche una freddezza. Quindi l'analista non deve essere né un personaggio gentile, non è la gentilezza che si deve aspettare il paziente quanto la partecipazione, quanto l'empatia, né un elemento di sgradevolezza, mentre l'immagine classica dell'analista freudiano è quello del personaggio gelido che siede dietro al lettino dicendo pochissimo. Insomma,
quando il paziente, dice Fromm, si sente dire tu sei così e così, deve sentirsi compreso in maniera partecipe e quindi deve essere nella condizione di non sentirsi solo nella sua sofferenza. Vi sono anche degli elementi particolari diversi anche per quello che riguarda l'interpretazione dei sogni. Come sapete, in Freud i sogni sono prevalentemente un qualche cosa che ha a che vedere con la sessualità, invece dal punto di vista di Fromm i sogni esprimono ogni genere di attività mentale, tanto i nostri impulsi irrazionali quanto la nostra ragione e la nostra moralità, rendendo così manifesto il meglio e il peggio di noi stessi. Quindi i sogni sono l'espressione di quella che è la nostra condizione del momento, e questo, detto nel 1951, è qualcosa che anticipa di almeno 20 anni il concetto di Heinz Kohut di sogno come self-state, cioè di sogno come espressione dello stato del sé dell'individuo. E veniamo a dire qualche cosa di Herbert Marcuse. Io ho messo come sottotitolo l'immaginazione al potere, perché in effetti questa espressione, che è un po' il manifesto di quello che è stato il 1968, è un qualche cosa che sicuramente può essere messo in relazione con il pensiero di Marcuse. Ecco, dal punto di vista di Marcuse, perlomeno del Marcuse dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo delle critiche che vengono a essere portate sia a Fromm che a Freud, e quindi abbiamo una evoluzione rispetto a quello che era il pensiero francofortese classico di Adorno e di Horkheimer. Dal punto di vista di Marcuse, l'adattamento alla società è sempre un qualche cosa che produce alienazione. In Fromm abbiamo l'idea che esiste uno spazio individuale di evoluzione, uno spazio di affermazione della propria personalità anche in una società capitalista avanzato. Invece l'idea che la creatività sia un qualche cosa che salva l'individuo anche nella società capitalista è un qualche cosa che dal punto di vista di Marcuse non può essere accettata. L'alienazione che si ha nella società è connessa con l'alterazione del rapporto tra uomo e natura. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una situazione in cui la tecne, per dire, per utilizzare un vocabolo che non è proprio soltanto della condizione francofortese, ma che sarebbe piaciuto anche a un personaggio come Heidegger, per il quale i francofortesi, per la verità, non hanno in linea generale nessuna simpatia. Adorno ha scritto un libro, tra i tantissimi libri scritti da Adorno, che si chiama Il gergo dell'autenticità, per parlare del discorso heideggeriano, e credo che questa espressione del titolo sia già estremamente efficace per far capire il contenuto del discorso adorniano su Heidegger. Cioè, in realtà, quel discorso di Heidegger che sarebbe in qualche modo un tentativo di comprendere il senso del Dasein non sarebbe altro che un'espressione gergale. L'autenticità in realtà sarebbe semplicemente un qualche cosa che è costruito attraverso un linguaggio nuovo, ma che in realtà non aggiunge assolutamente niente, non dà nessuna particolare possibilità di evoluzione all'individuo. Tornando invece a Marcuse,
Voi sapete che nel disagio della civiltà in Freud vi è questo discorso sul principio di realtà che si contrappone al principio del piacere. Certo, il principio del piacere ha dei suoi piccoli spazi, però non può essere in qualche modo ciò che costituisce l'elemento di fondo della vita umana. Il principio di realtà è un qualche cosa che deve prevalere, perché l'essere umano si deve adattare alla società. Ci devono essere per forza questi elementi di repressione delle pulsioni, questi elementi di rimozione delle pulsioni, senza le quali la civiltà in qualche modo è perduta. Il problema è che il primato del principio di realtà, dal punto di vista di Marcuse, diventa qualcosa di altro. Nella società capitalista contemporanea diventa il primato del principio di prestazione. L'essere umano non deve fare altro che, da questo punto di vista, cercare di ottenere le massime prestazioni possibili, e questo non consente uno spazio di creatività. Mette semplicemente l'individuo nelle condizioni di essere sempre più sfruttato. Ora, in realtà non è soltanto Fromm a essere criticato, oltre naturalmente a Freud, ma sono tutti i post-freudiani. In qualche modo, in Eros e Civiltà, Marcuse distingue tra una destra, un centro e una sinistra freudiana, no? In qualche modo, come voi avete studiato, che esistono una destra e una sinistra hegeliana nella storia della filosofia dell'Ottocento. In qualche modo la sinistra freudiana sarebbe stata originariamente un personaggio come Wilhelm Reich. Ora, Wilhelm Reich è un personaggio molto importante nella storia dell'evoluzione della psicoanalisi, è un personaggio estremamente sottovalutato per una ragione in realtà del tutto plausibile, perché in qualche modo è difficile dirlo in maniera non caricaturale, ma Wilhelm Reich, dopo la Seconda Guerra Mondiale, trasferitosi negli Stati Uniti, già anche lui nel 1933, ecco, ha dato vita a un pensiero realmente molto imbarazzante. Aveva l'idea dell'esistenza di una energia cosmica che sarebbe stato questo famoso orgone, e ha ideato tutta una serie di esperimenti sulla possibilità di trasmettere questa energia cosmica, che erano talmente strani e talmente folli che alla fine hanno fatto in modo che Reich venisse arrestato, e poi Reich è morto in carcere negli Stati Uniti per delle accuse veramente piuttosto particolari e imbarazzanti di abuso nei confronti dei pazienti, non di abuso sessuale, ma di abuso legato a queste strane pratiche di esposizione rispetto a questa energia universale. Però Reich, nella prima parte della sua esperienza, invece, è stato un personaggio estremamente importante, però, ecco, senza che andiamo troppo oltre nel descriverlo, ecco, in qualche modo in Reich vi è l'idea che la liberazione sessuale sia un qualche cosa di sufficiente dal punto di vista di Reich per l'evoluzione dell'essere umano. Quindi vi è una reinterpretazione di Freud che rovescia in qualche modo il pensiero freudiano. In qualche modo Freud scopre l'idea delle
o almeno teorizza l'idea delle pulsioni sessuali come un qualcosa di fondamentale, ma parallelamente rimane dell'idea che queste pulsioni sessuali debbano necessariamente essere soggette, appunto, come abbiamo più volte ribadito, alla repressione. Invece, dal punto di vista di Reich, si deve avere una totale liberazione di queste pulsioni dal punto di vista della possibilità della liberazione dell'individuo. Ma dal punto di vista di Marcuse tutto questo non è assolutamente sufficiente. Non si può liberare la sessualità seriamente senza liberare anche la società nella quale gli individui sono inseriti. Jung sarebbe in qualche modo la destra freudiana e Jung viene definito in modo estremamente ingeneroso come una pseudo-mitologia oscurantista. Di fatto Marcuse in Eros e civiltà, in questo libro fondamentale, l'unica cosa che è in grado di fare per riferirsi a Jung è citare il libro di Edward Glover, Freud o Jung, che probabilmente è il libro più ideologico che sia mai stato scritto nel parlare del confronto tra Freud e Jung, e per poter sostenere questa idea basta che voi prendete questo libro e vedete scritto estremamente piccolo anche nella traduzione italiana che Glover ringrazia una sua collaboratrice. Perché cosa? La ringrazia per la ricerca e la collazione delle citazioni di Jung. Cioè, in pratica, Glover ha scritto quello che nell'ambiente freudiano è passato per essere il libro più attendibile sul confronto tra Freud e Jung senza aver letto Jung. Ha affidato la lettura di Jung a una sua collaboratrice, ha lasciato che questa sua collaboratrice scegliesse le citazioni che gli facevano comodo e attraverso questo ha fatto il suo confronto con Freud. Ecco, io non dico che si debba essere junghiani, però perlomeno per parlare di un autore normalmente è opportuno leggerlo. Sembra questo un discorso semplice, ma qualche volta evidentemente non lo è. Comunque, ecco, lasciamo il discorso di Marcuse su Jung a quello che è il suo destino. Probabilmente, se Marcuse avesse letto Jung, avrebbe trovato nel pensiero junghiano degli elementi invece interessanti, perché, per esempio, in Marcuse, in Eros e Civiltà in particolare, non mancano dei riferimenti estremamente pertinenti, estremamente efficaci anche al pensiero di Nietzsche, e Nietzsche negli anni 50 sicuramente era ben lontano dall'essere quell'autore di riferimento anche per la sinistra che poi è stato sicuramente a partire dagli anni 60. Infine, il centro freudiano sarebbero i revisionisti freudiani come Heinz Hartmann, in qualche modo sarebbe più o meno come Freud un qualche cosa, sarebbero degli autori che non fanno altro che essere dei sostenitori dello status quo. In qualche modo ciò che deve essere operato dal punto di vista di Marcuse è appunto un ribaltamento del pensiero del pensiero liberale della società contemporanea. La società contemporanea è quella che fa in modo che l'essere umano nella società industriale avanzata sia appunto un uomo a una dimensione, l'uomo con una dimensione sola.
la società unidimensionale, scrive appunto Marcuse nell'Uomo una dimensione, che si va affermando, altera la relazione tra irrazionale e irrazionale. In contrasto con gli aspetti fantastici e folli della sua razionalità, il legno dell'irrazionale diventa la sede di ciò che è realmente razionale. Quindi bisogna dimenticare ciò che passa per essere razionale e invece rendere l'irrazionale come ciò che invece può fondare una società futura. Scrive invece in Eros e Civiltà: il logos della soddisfazione contraddice il logos dell'alienazione, lo sforzo di armonizzarli anima la storia interiore della metafisica occidentale. Quindi ci sarebbe un movimento interno alla storia della filosofia che porta nella direzione di un superamento della razionalità strumentale. Questo superamento della razionalità va nella direzione dell'immaginazione, nella direzione dell'utopia. In questo senso, l'eros costituisce l'alternativa fondamentale rispetto a quello che è il puro essere prigionieri all'interno della società alienante industriale. In qualche modo il privilegio del principio di piacere è ciò che genera un nuovo patto sociale rivoluzionario. Anche la sessualità genitale di Freud in qualche modo sarebbe l'espressione di una repressione, e quindi la sessualità anche pregenitale, una forma di sessualità completamente liberata, priva delle pastoie del primato genitale, sarebbe ciò che può costituire uno dei fondamenti dell'elemento creativo. Quindi vi è una liberazione della sessualità, una liberazione della soggettività, e in questo abbiamo questa idea dell'immaginazione al potere che diventa in qualche modo lo spirito del 68. Di fatto Marcuse scrive nel 1966 una nuova prefazione a Eros e Civiltà, perché il pensiero marcusiano stava diventando in qualche modo una sorta del nuovo manifesto di quello che era il movimento di liberazione degli anni 60, che culmina appunto con il 68, e in qualche modo aveva una sorta di presa in carico di questa leadership. Il nuovo motore della rivoluzione non sono più i proletari, ma sono invece gli emarginati, gli studenti, gli intellettuali. Questo è il nuovo motore rivoluzionario. Questo, tra l'altro, in Italia ha a che vedere anche con un qualche cosa che una volta tanto inizia nel nostro paese, ovvero la rivoluzione della psichiatria. In effetti il discorso di Basaglia sulla chiusura dei manicomi è certamente legato anche a elementi di lettura di personaggi come Marcuse e i francofortesi nella direzione appunto di una nuova visione del rapporto tra ragione e non ragione. In qualche modo, dal punto di vista di Marcuse, si tratta di creare una visione materialistica differente rispetto a quello che era il materialismo storico, come era stato portato avanti all'interno del discorso marxista classico e all'interno poi di quello che era invece il marxismo francofortese. Prendo in questo senso delle citazioni da Cultura e Società, che è un altro testo di Marcuse che in pratica raccoglie la maggior parte dei suoi saggi brevi fondamentali. Scrive Marcuse: soprattutto due momenti congiungono il materialismo con la giusta teoria della società, la preoccupazione per la felicità dell'uomo e la convinzione che questa felicità può essere raggiunta solo per mezzo di un cambiamento delle condizioni materiali di esistenza. Quindi l'ulteriore conformazione della società dovrà essere
l'opera libera di uomini liberi. E infine, quando la ragione sarà realizzata, allora anche la filosofia sarà superflua. Quindi abbiamo, come vedete, un'evoluzione in una nuova direzione del discorso marxista. Mi rimane, spero, ancora qualche minuto per parlare degli studi di Adorno sull'autoritarismo. Certo, grazie, li ascoltiamo volentieri, ci mancherebbe. Fondamentali per una visione d'insieme del discorso francofortese. Che cos'è l'autoritarismo dal punto di vista di Adorno? Questa è la definizione fondamentale, una generale tendenza a glorificare, essere sottomessi, a rimanere acritici verso figure autoritarie nell'in-group, cioè nel gruppo che si considera il proprio gruppo di appartenenza, e tenere un atteggiamento punitivo verso le figure dell'out-group o verso le figure che stanno al di fuori del proprio gruppo di appartenenza nel nome di qualche autorità morale. E questa definizione oggi veramente è un'altra di queste cose che fanno venire un po' i brividi, perché vi rendete conto, questo è stato detto negli anni 50 rispetto a quello che era il rapporto con l'autorità nelle società autoritarie di tipo fascista, ma è un qualche cosa che oggi ci risuona come drammaticamente vicino. Allora, in pratica esistono, dal punto di vista di Adorno, sulla base di una serie di ricerche empiriche che sono state portate avanti dal gruppo che Adorno dirigeva presso l'Università di Berkeley, una serie di caratteristiche fondamentali per cui in pratica esisterebbe un certo tipo di carattere, un certo tipo di personalità che è tendenzialmente più incline ad accettare la presenza di una autorità intesa appunto come autoritarismo nel senso proprio. Quali sono queste variabili personali? Il convenzionalismo, la sottomissione all'autorità, l'aggressività autoritaria, cioè l'aggressività nei confronti di persone che non sono membri del gruppo perché si presume che facciano delle cose che non vanno bene, tipo, che ne so, venire nel nostro paese, ecco, facciamo una cosa, quando non dovrebbero farlo. La mancanza di empatia, la tendenza alla superstizione e la stereotipia, preoccupazioni riguardo al dominio e la durezza del proprio carattere, una tendenza alla distruttività e al cinismo, una tendenza alla proiezione nel senso freudiano, una esagerata preoccupazione rispetto al sesso. E quindi, in pratica, vi è la creazione di una vera e propria scala di personalità che è la scala F come fascismo, dove avete qui alcuni degli esempi nell'originale inglese. Ora, la scala F di Adorno è stata più volte criticata perché dal punto di vista della costruzione psicometrica era una scala imperfetta e quindi questa scala è stata poi cambiata in qualche modo, c'è stato un'evoluzione della scala che è diventata la scala Right Wing Authoritarianism di Altemeyer, pubblicata nel 1996, dove i cluster sono molto più limitati rispetto alla scala F, sono sottomissione all'autorità, aggressività autoritaria e convenzionalismo. In realtà, in qualche modo, le interpretazioni dell'autoritarismo di Adorno sono un qualche cosa che aveva dei precedenti e in particolare, come vedete in questa diapositiva, il primo precedente era quello di Reich, per cui la repressione della libido durante l'infanzia causa la repressione del bisogno di libertà, quindi c'è un legame dal punto di vista di Reich tra quella che è l'esperienza familiare e quella che è
l'esperienza all'interno della società autoritaria. In qualche modo c'è un qualche cosa di simile in Fromm, per cui la paura della libertà è causata dall'impossibilità di stabilire un'autorità interna e quindi diventa necessario creare un'autorità esterna. E infine abbiamo un discorso che appartiene a Yackermann e Yehoda, testo del 1950, per cui nel momento in cui è impossibile avere delle identificazioni basate sull'amore, in qualche modo diventa necessario creare delle identificazioni basate sull'odio. Ecco, io ho sintetizzato quanto più possibile questa parte ultima, ma insomma credo di aver fatto più o meno quella carrellata sul discorso francofortese che mi poteva essere in qualche modo consentita dal tempo della lezione a disposizione. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro e spero di essermi anche inserito correttamente in quello che poteva essere il tuo corso. E niente. Allora, intanto veramente grazie Marco per questa bellissima, tu la chiami lezione con molta umiltà, ma è veramente un seminario di altissimo profilo per il quale io ti sono immensamente grato. Non ho parole per ringraziarti, credo anche i ragazzi mi hanno scritto perché insomma ti conoscono attraverso i libri e quindi sono intimiditi dalla tua autorevolezza. Se mi avessero conosciuto come te attraverso Facebook, naturalmente sarebbe diverso. Insomma, non lo so. Io credo che sia uno dei pochi vantaggi che Facebook ci permette, a volte anche fare un po' di rete fra di noi. Questa carrellata è molto ricca. Io, se tu mi autorizzi, e poi vedrò di tagliare e cucire un po' queste nostre pause, di realizzare un filmato, di produrlo per il corso di laurea, ma ci mancherebbe. E quindi ti ringrazio molto. Non so se ci sono domande da parte degli studenti, che possono ovviamente, adesso magari condividiamo lo schermo anche col professore in modo che ci possa vedere. Se ci sono domande, ragazzi, fatevi pure sotto, dite pure la vostra, altrimenti prima o poi dobbiamo liberare il professore che abbiamo insomma qui con noi da un po' di tempo. Tra una pausa e l'altra ti abbiamo praticamente sequestrato. Non lo so se ci sono. C'è Rebecca Palaia, che ha ovviamente facoltà di parola, prego. Grazie, volevo fare una domanda riguardante David Young, insomma, la psicologia. E volevo non chiedere... La sentiamo bene, una domanda su Jung, diceva, non la sento molto bene. Mi sentite sì, meglio? Adesso forse un po' meglio. Su Jung, prego. Sì, anche su Freud in realtà. Mi chiedevo quanto la psicologia freudiana e jungiana abbia influito su quello che oggi è sicuramente un tema molto molto attuale, che sarebbe, diciamo, il sessismo, il maschilismo e il matriarcato in genere. Se si può rispondere in maniera diciamo, sì. È una domanda complicata. In realtà in maniera abbastanza sintetica, nel senso che c'è in qualche modo una sorta di storia doppia nella psicoanalisi. Nel senso che indubbiamente il pensiero psicoanalitico freudiano originario, malgrado in qualche modo le intenzioni, è un pensiero maschilista. In qualche modo originariamente lo era anche Freud in quanto persona. Se vogliamo, c'è il paradosso che Anna Freud, che è stata, come sapete, la figlia di Freud, è uno dei personaggi fondamentali della storia del pensiero psicoanalitico, voleva studiare medicina e Freud glielo ha impedito, nel senso che... E quindi come tale non è il caso, insomma, che si occupi di cose di un certo tipo. Però il fatto che
Anna Freud invece sia diventata un'educatrice è stato un fatto fondamentale per la storia del pensiero psicoanalitico, perché ha cominciato a occuparsi di psicoanalisi dal punto di vista invece dell'educazione. E Anna Freud ha preso contatti con Maria Montessori e quindi c'è stata la possibilità di uno scambio fecondo tra... una storia che originariamente è quella era storia del pensiero di Freud, che è un pensiero che è legato a un'epoca che è l'epoca vittoriana, in cui un eros femminile è in qualche modo un qualche cosa di praticamente poco importante. Però proprio il fatto che viene rivelata l'importanza dell'eros per l'essere umano in generale contribuisce poi alla liberazione sessuale della donna. E quindi il pensiero freudiano è un pensiero da questo punto di vista rivoluzionario anche di per sé, quindi si può dire habent sua fata libelli, cioè le opere di Freud nate in un certo modo, nate in un pensiero tutto sommato, ripeto, se non reazionario, comunque un pensiero conservatore, quello di quello politico di Freud, poi diventa di fatto il motore per dei cambiamenti anche dal punto di vista politico fondamentale. Cioè di fatto Freud, che è un pensatore che certamente aveva simpatie liberali conservatrici, di fatto è stato un pensatore fondamentale per la storia della sinistra nel corso del Novecento. Secondo elemento però è il fatto che proprio per questa sua potenzialità il pensiero di Freud ha dato vita a un movimento come il movimento psicoanalitico, nel quale non vi è sicuramente una tendenza a relegare le donne in secondo piano. Forse nella storia delle correnti del pensiero, prima diciamo dell'ultimo ventennio, la psicoanalisi è sicuramente il movimento psicoanalitico, sia junghiano che freudiano, è sicuramente il movimento che ha dato origine a una serie di figure di assoluto rilievo di sesso femminile. Abbiamo citato prima un personaggio come Frieda Fromm Reichmann, senza Frieda Fromm Reichmann non ci sarebbe Erich Fromm, abbiamo citato Clara Thompson, abbiamo citato Karen Horney, senza Karen Horney non ci sarebbe Albert Ellis, cioè non ci sarebbe neanche il cognitivismo contemporaneo in psicoterapia, cioè non esattamente una cosa da poco. Ma oltre a loro ci sono altri personaggi fondamentali come Margaret Mahler, oggi abbiamo un personaggio come Jessica Benjamin, che forse è tra i due o tre personaggi di maggiore rilievo nel movimento psicoanalitico contemporaneo. Quindi c'è un grande equilibrio tra uomini e donne nel movimento psicoanalitico freudiano, ma c'è anche dal punto di vista junghiano, perché al di là della storia di cui forse avete più o meno propriamente sentito parlare, cioè della storia tra Jung e Sabina Spielrein, di fatto le collaboratrici più importanti di Jung sono collaboratrici di sesso femminile. Emma Jung, la moglie, nata a Rauschenbach, che ha scritto Animus e Anima, che è uno dei testi fondamentali nella storia dello junghismo, la collaboratrice fondamentale Toni Wolff, ma tantissime altre junghiane fondamentali ci sono. Quindi, diciamo, con i fatti, la storia del movimento psicoanalitico si propone come una storia di un movimento che sicuramente non è un movimento sessista, questo si può dire. Posso forse, Marco, se tu me lo concedi, sì. Qui ci sono delle domande che mi sono arrivate in chat e che ti vorrei leggere. Faccio una considerazione, sì. Se tu me la concedi, e
relativa alle donne, sicuramente tanto per Schopenhauer, che è molto caro a Freud, e a Horkheimer, quanto per Freud, noi non possiamo forse parlare di un'appartenenza, tra virgolette, politica, no, alla sinistra. Certo è che sono stati dinamite nelle mani dei sinistrorsi, insomma, mi verrebbe da dire. E ci sarebbe anche da fare una considerazione che fra le grandi allieve di Freud, quella che lui diceva la sua preferita, troviamo Lou Salomè, forse non a caso. E mi piace ovviamente ricordare anche Melanie Klein, le ricordo queste donne fondamentali, importantissime, anche perché oggi, il 25 novembre, è la giornata contro la violenza verso le donne, quindi mi fa piacere poterlo ricordare. E passo alla domanda. Ci chiede Vanessa Bafaro, mi scusi professore, ma Marcuse tenta di attuare la rivoluzione che non è avvenuta con Marx, oppure si limita a teorizzare soltanto il nuovo patto sociale di cui abbiamo parlato? L'idea è quella di una nuova rivoluzione. Marcuse, con la prefazione a Eros e Civiltà del 1966, è in qualche modo personaggio che si pone come una sorta di leader, di nuovo leader del movimento, che si proponeva in qualche modo una sorta di rivoluzione più o meno non violenta. Quindi quando nel 1966 Marcuse scrive la sua prefazione politica e inizia Eros e Civiltà con questo titolo, intendevo esprimere un'idea ottimistica, eufemistica, anzi concreta, la convinzione che i risultati raggiunti dalla società industriale avanzata potessero consentire all'uomo di capovolgere il senso di marcia dell'evoluzione storica. Ecco, questo all'epoca, scrive Marcuse, poteva essere un qualche cosa di ottimistico, ma in questo momento, nel 1966, quando Marcuse scrive, diventa un qualche cosa che sembra a portata di mano, sembra fattibile, sembra un qualche cosa che potrebbe essere toccato in tempi abbastanza rapidi. Quindi la nuova rivoluzione ci sarà, non sarà portata avanti dal proletariato, sarà portata avanti dal cognitariato. Poi qual è il contenuto di questa rivoluzione? Questo è un problema, perché alla fine, per descrivere quello che sarà la società futura, in qualche modo Marcuse non va molto oltre la citazione di un passo dei Fiori del Male perdonate la mia orrenda pronuncia del francese, se ci fosse mia figlia a sentirmi inorridirebbe, la tue opere beauté, luxe, calme e volupté, che è un po' pochino come in qualche modo proposta rivoluzionaria, ma d'altronde anche in qualche modo la società senza classi di Marx è un qualche cosa che non è che venga descritto nei minimi particolari. Certo, mi pare che in realtà alcune domande tu abbia già risposto. Ce n'è forse un'ultima, se tu ce lo concedi. Quanto la religione contribuisce al cluster attitudinale dell'RWA del 1996? Tanto. Altemeyer, tra gli esempi di pensiero autoritario, cita il Papa. Caspita, mica poco, bisognerà approfondire. Ma d'altronde non c'è dubbio che il pensiero di Giovanni Paolo II è un pensiero controrivoluzionario, nel senso che c'è un passaggio clamoroso tra quello che è il pensiero profondamente innovativo del Vaticano II e il pensiero di Giovanni Paolo II, che in qualche modo ufficialmente si pone in continuità con il Vaticano II, ma in realtà lo contraddisce profondamente. Nel momento in cui Wojtyła parla di una collaborazione tra scienza
e teologia lo fa per intendere che in realtà la scienza dovrebbe essere messa in qualche modo a servizio della teologia, e questo ha una serie di conseguenze anche abbastanza strane, abbastanza buffe, per cui, per esempio, in un ambito che io personalmente ho anche studiato, si ha per la prima volta, tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, una collaborazione tra psichiatri e esorcisti, per cui vi è la fondazione di una associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici che in qualche modo nel suo primo congresso inizia a parlare della possibilità di una diagnosi differenziale tra vera e falsa possessione. E direi che questo non è esattamente il porre le basi per un pensiero, come dire, evolutivo di sinistra o qualche cosa di questo genere. Diciamo che, ecco, è un pensiero, come dire, un po' vicino a un discorso di reazione, di recupero di quelle che sono tradizioni, anche in un senso realmente reazionario del discorso. Sì, mi sembra molto chiaro. Questa tua chiosa è molto chiara. Io non, devo insomma ringraziarti nuovamente, non voglio approfittare oltre modo, insomma, della tua generosità, perché è stata davvero molta, cioè il fatto già di essersi ricollegati 3-4 volte mi sembra più che generoso. Io ti manifesto tutta la mia gratitudine, quella del nostro corso di laurea in psicologia, in scienze e tecniche psicologiche, anche di filosofia, perché ci sono molti filosofi, ne vedo molti colleghi collegati su Zoom, e molti studiosi di Marx, alcuni studiosi di Freud, quindi spero che la cosa ti faccia piacere, perché però insomma mi pare che i feedback siano buoni, che i riscontri siano ottimi, come non poteva essere altrimenti. Io ti ringrazio davvero molto e spero, io ti faccio già un invito da adesso, guarda Marco, appena questa pandemia finirà, perché non potrà essere certamente eterna, ti chiederò se vorrai di presentare al nostro corso in scienze tecniche psicologiche e anche filosofi, se lo vorrai, il tuo volume, quello molto bello di storia della psicologia, che credo che sia forse l'ultimo, uno degli ultimi che hai pubblicato, e se ve ne sarà qualcun altro, perché vedo che hai già le mani in pasta, opus fervet, in quella casa, e quindi se ci sarà qualcos'altro noi siamo felici di averti qui a Lecce. Grazie davvero tante. Tantissimo. Arrivederci e buon lavoro ancora. Grazie Marco. Ciao Marco, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questa è stata veramente una cosa complicatissima quest'oggi. Devo dire che, insomma, spero che il prossimo collegamento possa avvenire direttamente su Microsoft Teams, senza dover fare troppo il pontiere, però ne valeva sicuramente la pena. Marco Innamorati è di un livello altissimo e ci ha dato una quantità di stimoli enormi, quindi io vi ringrazio molto. Mi spiace che ci sia stato questo cambio di team dovuto al fatto che qualcuno ha attivato più sessioni in storia della filosofia italiana. Abbiamo comunque rimediato. Vi fornirò la registrazione, la renderò fruibile, tanto su questo team quanto su quello di filosofia italiana. Mi metterò a fare un po' di tagli e cuci e di editing del video, perché voi possiate vederlo senza troppe pause, e vi ringrazio ancora moltissimo. Ringrazio il presidente del corso di laurea, Omar Gelo, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi durante questa lezione. Grazie davvero a tutti, e ci sentiamo insomma al prossimo seminario. Se vorrete partecipare anche a quelli di storia della filosofia italiana siete i benvenuti, ma insomma altrimenti ci rivediamo sabato a lezione, sarò a disposizione per eventuali domande anche sui temi trattati. Molte grazie, a presto a tutti. Grazie, buona giornata professore. Ciao, grazie. Buona giornata a te professore, grazie. Allora. Non so.
Caro Fabio,